The Family, anticipazioni puntate dal 14 al 18 ottobre 2024. Devin scopre che è il colpevole dell'attentato a Ibrahim. The Family prosegue. Nel corso della settimana dal 14 al 18 ottobre 2024, al centro dell'attenzione tornerà il tentato omicidio ai danni di Aslan. Devin e Ulia riusciranno ad identificare il sicario, ma sarà Devin a scoprire che è stato Ibrahim il mandante del tentato omicidio e così si troverà di fronte ad un grande dilemma. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The Family, dove eravamo rimasti? Nedret è convinta che Ulia abbia stretto un accordo con il padre di Devin, e che questo abbia a che fare con la presunta impossibilità di Devin di rimanere incinta. Ekrem si sta per sposare con Elif, dopo che Yagmur gli ha confermato, per orgoglio, che lei ha ormai intrapreso una relazione con un certo Burak. In realtà questo non è vero, ma Ekrem non lo sa e deve sposarsi con Elif. Ibrahim si riprende dall'avvelenamento e diventa un nuovo temibile nemico per Aslan. Devin e Aslan sono più vicini che mai dopo aver trascorso una notte di passione in albergo a seguito di un evento della Soymarin. Il giorno del matrimonio, però, Aslan viene gravemente ferito da dei colpi di arma da fuoco. Devin e Ulia sono disperate e vogliono scoprire chi sia il colpevole. Lunedì 14 ottobre 2024, Devin e Ulia si trovano per la prima volta unite e dalla stessa parte per scoprire chi sia stato a tentare di togliere la vita alla persona che entrambe amano di più. Devin e Ulia apprendono che l'attentato era ampiamente premeditato e che era stato organizzato nei minimi dettagli. Infatti tutte le telecamere di videosorveglianza presenti nella sala del matrimonio sono state disattivate e perciò non è possibile nemmeno rivedere gli istanti del momento dell'attentato ad Aslan. Ulia è convinta che anche Cian possa centrare qualcosa, perché ormai il suo odio verso il fratello e verso Isaikan è fuori controllo. Devin però è convinta che l'uomo non farebbe mai una cosa del genere, e dice di parlare con cognizione di causa visto che ha fatto delle sedute di terapia con lui a lungo. Devin restringe quindi il campo a due sole possibilità, Ilias che ha sempre voluto portare a termine la sua vendetta, ed Ibrahim, per reagire al tentato omicidio organizzato contro di lui da Aslan poco tempo prima. Martedì 15 ottobre 2024, Ulia e Devin decidono di guardare il filmato registrato al matrimonio con il drone. Il video doveva essere un ricordo degli sposi ma potrebbe rivelarsi cruciale per scoprire quantomeno l'identità del sicario. La scommessa delle due donne va a buon fine, perché Ulia e Devin riescono ad identificare un uomo armato che non era tra gli invitati voluti da Ekrem ed Elif. Si tratta di Behram, un uomo proveniente da Dana che Ulia conosce da lungo tempo e che potrebbe avere qualcosa a che fare con Ibrahim. Nel frattempo, Ilias riesce a salvare sua figlia dalla prigione in assenza di Aslan, ma deve occuparsi di un problema molto importante. Cian continua ad andare avanti con i preparativi del matrimonio che vuole celebrare con Serap. Ormai è riuscito a mettere da parte la sofferenza per l'addio ad Aisel e vuole fare un passo avanti con Serap, che ha imparato ad amare. Devin vuole parlare faccia a faccia con il sicario che ha sparato contro Aslan, certo che lui non sia il vero mandante ma soltanto qualcuno che ha eseguito gli ordini. Quindi chiede agli uomini di Aslan di andare a prendere Behram per poter parlare con lui. Mercoledì 16 ottobre 2024, Ulia è contraria all'incontro tra Devin e Behram, perché è convinta che tanto l'uomo non confesserà mai l'identità del mandante. Devin però ritiene di avere un asso nella manica per scoprire la verità, ossia le sue competenze come psicologa. Devin incontra Behram, ovviamente sotto il controllo degli uomini di Aslan, e gli chiede esplicitamente chi sia il mandante. Behram rifiuta di parlare ma Devin gli fa una domanda diretta e gli chiede se sia stato Ibrahim ad organizzare tutto questo. Behram nega fermamente, ma Devin, esperta del linguaggio del corpo, nota un tic nervoso avuto dall'uomo che non lascia molto spazio all'immaginazione. Devin capisce che Behram sta mentendo e che di conseguenza la risposta è affermativa, Ibrahim è il mandante del tentato omicidio. Devin si trova di fronte ad un dilemma molto profondo di cui parla con Ulia, ossia non sa se sia giusto lasciar vivere una persona che prima o poi assassinerà la persona che lei ama di più al mondo. Nel frattempo ci sono degli sviluppi anche per Aslan, le cui condizioni sono rimaste stabili in ospedale per tutto questo tempo. Aslan inizia a risvegliarsi, anche lui, come sempre, con un forte desiderio di vendetta. Giovedì 17 ottobre 2024, Ulia ha un terribile piano contro Cian, ritenendo che ormai lui sia diventato un pericolo sia per lei sia per Isaikan. La donna decide di ingaggiare un sicario,
al quale chiede di fare irruzione proprio il giorno del matrimonio di Qian, e di sparargli togliendogli la vita proprio quando lui si troverà di fronte a Serape e al celebrante civile per sposarsi. Qian continua con i preparativi delle nozze ignaro di tutto, mentre si scopre che Serape odia profondamente i Saikan e che è rimasta traumatizzata da una violenza avvenuta in passato. Non si sa però chi sia stato a commettere questa violenza contro di lei, ma potrebbe c'entrare in qualche modo con i Saikan. Aslan si sta ristabilendo e si è svegliato, cosa che provoca la grande felicità di Devin. Quest'ultima dichiara nuovamente il suo amore all'uomo e gli chiede di riprendere la loro storia d'amore da dove l'avevano interrotta. Devin ha anche una proposta inaspettata per Aslan, ossia gli chiede di iniziare a fare terapia di coppia da una persona esperta, così da mettere da parte tutti i loro problemi e poter vivere un matrimonio ancora più felice. Venerdì 18 ottobre 2024, Nedret pensa che il padre di Devin abbia falsificato le analisi di quest'ultima per dirle che non può più rimanere incinta. Quindi suggerisce a Devin, senza farle capire apertamente i suoi sospetti, di ripetere le analisi in un'altra clinica per scrupolo, perché può capitare che si possano commettere degli errori. Devin accetta. Nel frattempo Ulia, felice per la ripresa di Aslan, è determinata a riconquistare il suo vecchio potere all'interno della famiglia Saikan e non solo. Per farlo la donna vuole iniziare riconquistando i terreni intorno alla fattoria che aveva perso da poco. Aslan scopre della collaborazione tra Ilias e Bedri ed è determinato a mettere entrambi in difficoltà con una mossa inaspettata. Nel frattempo si celebra il matrimonio tra Qian e Serape, ma Qian riesce a sventare il piano del sicario e riesce perciò a sopravvivere alle sue nozze, celebrandole. Qian però capisce che la responsabile di tutto è Ulia ed è pronto a compiere nuove mosse contro la sua madre adottiva. Voi che cosa ne pensate? Cosa succederà ad Ibrahim ora che Devin ha scoperto la verità? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.